Fratelli Bianconeri e non, buonasera a tutti voi. 11 e 28 minuti, quindi 23 e 28 minuti in vostra compagnia per fare questo video, per parlare di una cosa che riguarda la Juventus. Quando è stato comprato Cristiano Ronaldo, molti, me compreso, si sono un pochino lasciati andare a voli pindarici, perché un giocatore come Cristiano Ronaldo porta un po' a farli. Poi, dopo i primi momenti di ovvia esaltazione, si comincia ad andare a vedere e ad entrare nel tecnico e perché no, tattico di quello che poteva comportare l'innesto in squadra di Ronaldo. E ovviamente ha portato innanzitutto due novità subito importanti di mercato collegate tra loro. E cioè la prima è stato l'allontanamento di Higuaín, perché giustamente con l'arrivo di Ronaldo Higuaín avrebbe giocato molto poco. E il secondo è stato il rientro alla base di Bonucci, un po' perché lui l'ha voluto, un po' perché la Juventus aveva bisogno probabilmente di vincere subito, soprattutto in Europa, e quindi è stata accettata questo giusto compromesso. Io però stasera non voglio puntare tanto il dito su questa cosa, ma vorrei puntare il dito su un'altra cosa, di un giocatore che è sempre stato molto poco citato, anzi spesso e volentieri è stato dimenticato, e che invece si sta proponendo, non posso dire riproponendo perché non è giusto, ma proponendosi a grandi livelli. E sto parlando di Federico Bernardeschi. Ora, è risaputo il fatto che io stravedo per questo ragazzo. A me è un giocatore che piace tantissimo, mi piaceva enormemente alla Fiorentina, ho sperato veramente fino all'ultimo minuto che arrivasse, quindi sono stato veramente molto molto felice del suo arrivo. Ora però si propone una cosa, a mio parere, che per il momento tutti stanno un po' cercando di glissare, diciamo così. Ma a mio parere il problema invece si pone, e non è nemmeno piccolo, e cioè, siamo sicuri che il partner ideale di CR7 sia Dybala? Ora, questa è la domanda. Prima di arrivare poi al risultato finale di una possibile risposta da parte mia, io vi devo dire che fino ad oggi Dybala, che è un giocatore che apprezzo molto, ma del quale io personalmente non è che ne vado particolarmente pazzo, ma è un giocatore che ha dei numeri incredibili. Numeri che a mio parere fino ad oggi sono sempre stati un po' nascosti, nel senso, è un ragazzo che ha un potenziale enorme, ma secondo me gli manca la continuità a grandi livelli. E io non vorrei che si riproponesse con Dybala un po' il problema di Higuaín, cioè grande, bravissimo, bellissimo da vedere in campionato, ma quando si tratta di entrare e fare veramente la differenza nelle partite che contano, non c'è quasi mai. Questi perlomeno sono i numeri suoi in Europa. L'unica partita veramente dove ha fatto il fenomeno è stato Juventus-Barcellona-Torino 3-0, dove ha fatto una doppietta bellissima. Ma per il resto, il più delle volte, il ragazzo è stato quasi nascosto.
Ora, io ripeto, io non è che stravedo per Dybala, però è indubbio che mi farebbe veramente molto piacere vedere il giocatore che vorrei vedere io. E cioè io vorrei vedere un Dybala più grintoso, più rabbioso, un Dybala che dà di morso al pallone. E io in questo in Dybala non lo vedo. Ora è chiaro che, come tutte le cose, perché quando sei sulla piattaforma YouTube e dici delle cose che magari molti non condividono, vieni bacchettato perché te non capisci nulla, te. Però il mio pensiero, è questo. E quindi io vado un po' in contrapposizione con quello che è il pensiero di molti. Perché non provare Bernardeschi titolare e tenere magari in panchina per una partita o due, facendolo subentrare quindi Dybala? Mi piacerebbe vedere giocare Bernardeschi vicino a CR7. Non so, ragazzi, forse io stasera sto dicendo una cosa che per molti di voi è strana. Però io, ragazzi, volete che vi dica la mia? A me piace più Bernardeschi di Dybala. Non so, lo vedo un giocatore più continuo, lo vedo un giocatore più, non so, più presente, un giocatore che perde meno palloni, sicuramente ancora dei margini enormi di miglioramento. E la differenza tra Dybala e Bernardeschi forse sta proprio qui. Il fatto che, a mio modestissimo parere, Dybala è un giocatore che ha raggiunto già il suo massimo, secondo me. Non può migliorare tantissimo. Al contrario invece di Bernardeschi, che secondo me ha margini di miglioramento enormi, enormi, secondo me. Ora, sia ben chiaro, non vorrei che questo video fosse capito male, ma Demon adesso viene fuori, critica Dybala. No, io non critico Dybala. Dico soltanto che dovrebbe essere un po' più presente nelle partite che contano davvero, e quindi parlo in Europa, ma soprattutto dovrebbe essere a imparare a essere più continuo, perché sono molti i momenti di stand-by che Dybala si prende. Con il Chievo è stato nullo, per carità, non lo critico, ma non lo critico certo per questo, ci mancherebbe altro, non è stato l'unico a dire poco. Però è un giocatore che lo fa spesso, secondo me, cioè si estranea alcune volte, non so perché. Sicuramente è molto 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 lontano dall'ideale tipo di giocatore che forse vorrebbe vicino CR7. Io personalmente vi dico la mia, io preferisco vedere Bernardeschi vicino a CR7 che Dybala. A parte il fatto che io non avrei dato neanche il 10 a Dybala, perché per me non è un numero 10 Dybala, come del resto non lo era Del Piero, che era un attaccante, ma glielo diedero sulla spalle e sicuramente Del Piero a livello di giocatore ci ha onorato, sicuramente questo perché è una delle leggende del calcio della Juventus. Vorrei che diventasse così anche Dybala, però in questo momento secondo me Dybala è ancora lontano anche dagli standard di Del Piero. Io credo che se Del Piero avesse avuto vicino un qualcuno che lo avesse valorizzato a livello di manager, procuratore, chiamatelo come volete, io credo che Del Piero avrebbe potuto diventare ancora più grande di quello che è stato. Cosa che invece lui si è sempre affidato al fratello, che per quanto bravo possa essere stato, comunque non era certamente uno dedito a trattare grandi calciatori, tutt'altro. Del Piero aveva bisogno di altro, forse questo è stato il suo vero errore, quello di fidarsi troppo di se stesso e di suo fratello.
Io credo personalmente che Dybala potrebbe ripercorrere le orme di Del Piero, ma ancora non ci siamo. Io mi auguro già da domenica prossima, da sabato prossimo, quando giocheremo con la Lazio, visto e considerato che al 99% sarà lui ancora il titolare, mi auguro finalmente di vedere un Dybala sugli scudi, di vedere veramente un giocatore costante, presente nel centro della manovra, e che sappia veramente dialogare con CR7, perché di questo CR7 ha bisogno. Io credo che fra i due, fra lui e Bernardeschi, quello che riesce a farlo meglio, secondo me, per CR7 è Bernardeschi, secondo me. Potrete molti di voi non essere d'accordo su questa tesi mia, però io non so. Io ho dei dubbi sul fatto della resa di Dybala perché ormai sono già 2 o 3 anni che è da noi, lo conosciamo bene e ogni anno io leggo sui forum, sui siti le stesse cose. Leggo sempre è l'anno di Dybala, è l'anno di Dybala e quest'anno l'ho riletto. Anche quest'anno c'è scritto sarà l'anno di Dybala. Pochi video fa ne feci uno dove evidenziai, sarà più utile CR7 a Dybala o Dybala CR7? Le risposte sono state variegate. Io credo, e resto dell'ipotesi, che la vicinanza di CR7 sia più importante che Dybala, anziché che Dybala per CR7. Questa è la mia idea. Dybala per diventare importante per CR7 deve crescere molto. I numeri li ha, ma deve crescere a livello mentale ed è un passaggio importante, perché se Dybala va avanti così e anche quest'anno non fosse il suo vero anno, io credo che Bernardeschi lo potrebbe scalzare. E vi dirò di più, non mi meraviglierei se succedesse in questa stagione, perché il fatto che Bernardeschi sia entrato in campo sabato e abbia risolto e abbia giocato molto bene, tra l'altro, il tempo che ha giocato e ha anche vinto, perché la Juventus ha vinto per merito di Bernardeschi, oltre che di Alexandro, che secondo me ha fatto una partita meravigliosa. Io credo che Bernardeschi lo potrebbe anche scalzare, non mi meraviglierei. Per stasera vi lascio con questo quesito. Pensateci su, ditemi la vostra. Sapete che per me i vostri commenti sono importanti. Io ripeto, tra Bernardeschi e Dybala, oggi io preferisco Bernardeschi. Oggi. Io, pur non stravedendo per Dybala, ma è un giocatore che stimo molto, ma io da un giocatore come Dybala voglio di più, voglio molto di più di quello che lui mi ha dato fino ad oggi, perché i numeri il ragazzo li ha. E io sono stanco di sentirmi dire sempre è l'anno di Dybala, è l'anno di Dybala, è l'anno di Dybala, ma questo anno non arriva mai. Ciao ciao.